La rovesciata, il gesto atletico più difficile e spettacolare del gioco del calcio, dove il calciatore che riceve la palla per via aerea, ad esempio tramite un cross, capovolge con una rotazione il suo corpo per poi colpire la sfera con il piede. Sì, è complicato da spiegare, è vero, ma mai come realizzarla bene. Si dice infatti che il primo a realizzarne una fu il grande Pelé, anche se è molto probabile questa sia una leggenda metropolitana, perché storicamente esistono delle attestazioni già a partire dagli anni 20. È un gesto atletico talmente complesso e spettacolare che nell'istante in cui riesce non può non scrivere pagine indelebili nel libro della storia del calcio. E quest'oggi parleremo proprio di uno di questi gol, tra i più belli che io abbia mai visto. Talmente bello da divenire un'icona. La rovesciata di Parola, dite? Talmente bella da finire sulle figurine Panini? No, quella è un'altra storia. Questa è invece la storia della rovesciata di Yuri Gheorghiev, una di quelle che una volta vista non la scordi più, perché ti viene da pensare, ma come diamine ha fatto? È davvero possibile realizzare una prodezza simile? Questa è la storia della rovesciata indimenticabile. Sebbene fossimo in pieno inverno, quel 5 gennaio del 1997 era una giornata di sole a Milano e lo stadio San Siro era gremito di tifosi dell'Inter, che speravano in una vittoria contro la Roma. L'Inter in quel momento si trova in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Ganz, ma la partita era ancora aperta e incerta. A 6 minuti dalla fine del primo tempo, ancora Ganz impegna il portiere giallorosso Sterkele con un tiro da fuori area. L'estremo difensore però non è preciso e respinge il pallone con il ginocchio. Yuri Gheorghiev, francese centrocampista dell'Inter, non si perde d'animo e seguì il rimbalzo del pallone con lo sguardo. Vide che Zamorano, il suo compagno d'attacco, si stava lanciando di testa verso l'area piccola, ma venne anticipato da un difensore della Roma che alzò la palla a campanile. Il pallone continuò a volare verso l'alto. In un attimo Gheorghiev capì che quella era la sua occasione. Non ci pensò due volte, si lanciò in aria girando su se stesso come un ginnasta. Con un gesto acrobatico e spettacolare colpì il pallone con il piede destro, mandandolo a sbattere sotto la traversa della porta avversaria. Fu un gol da sogno, da antologia, da storia del calcio. Gheorghiev non ci credeva nemmeno lui, si alzò da terra, corse verso la curva nord dove i tifosi dell'Inter lo acclamavano come un eroe. I suoi compagni lo raggiunsero per abbracciarlo e festeggiarlo. E il commentatore esclamò: Gheorghiev, gol straordinario! Che bellezza! Yuri Gheorghiev raddoppia per l'Inter nel modo più spettacolare possibile. I tifosi presenti allo stadio gli tributarono così una lunga standing ovation e lo stesso direttore di gara, Graziano Cesari, si complimentò con lui mentre rientrava a centrocampo. La partita finirà 3-1 per i ragazzi allenati da Roy Hodgson, che non vincevano da 2 mesi. Quella di Gheorghiev è una rovesciata un po' anomala, totalmente in diagonale, sia per la posizione del pallone, sia perché il serpente, questo è il soprannome di Gheorghiev, si era annodato orizzontalmente per eseguirla, più che verticalmente. Tanto per capire la bellezza del gesto, l'anno seguente quell'immagine venne impressa negli abbonamenti di tutti i tifosi dell'Inter. A questo proposito, il francese, molti anni dopo, nel corso di un'intervista a Interchannel, ha scherzato dicendo: «Quando vengo in Italia, non tiro fuori il passaporto, tiro fuori l'abbonamento».